dell'immagine elettronica ci sia garanzia che rimanga corretto e quindi da un atto modifica un altro atto, ma questo ne parleremo meglio. Quindi io parto già con un dire di fidenza, questo anche se sono stato uno dei primi a fare il lavoro e quindi a firmare da ancora gli altri qua della Bologna, quindi semplificando in maniera estrema la mia vita. Dottoressa Vita, quali sono gli enti che hanno collaborato con voi, grafobiometristi, all'organizzazione di questo incontro? Abbiamo organizzato questo incontro e quindi siamo qui ad Ancona alla Politecnica delle Marche insieme all'Accademia di Logica Giuridica di Ancona e all'Ordine degli Avvocati di Ancona per promuovere e diffondere questa disciplina, che per dare un segnale chiaro e tangibile di conoscenza, e auspichiamo la collaborazione con gli altri organi della giustizia. Dottor Di Toma, di cosa trattava questo incontro? L'argomento era la firma grafometrica. Siamo intervenuti come associazione grafobiometristi in partnership con il centro ricerche sulla scrittura e l'ingegner Pitassi di Technology Estate. L'incontro è stato recepito molto bene, con molte domande e molti interrogativi da parte dei professionisti. Abbiamo presentato la nostra realtà associativa e realtà di ricerca che si propone di offrire un servizio agli operatori della giustizia e di qualificare quelli che sono gli esperti grafobiometristi, quindi periti in grado di valutare le firme grafometriche. Dottoressa Pugnaloni, che differenza c'è fra grafologia forense e grafobiometria? Abbiamo nettamente definito la differenza tra grafologo e grafobiometrista. Noi come grafobiometristi abbiamo chiarito che non siamo grafologi, quindi non ci identifichiamo nessuna tipo di attività di carattere grafologico, partiamo dagli stessi principi, da principi molto simili che sono la conoscenza della dinamica della scrittura, ma tutto quello che va al di là di questo base essenziale è uno sviluppo ulteriore. Quindi in questo convegno, in questo consesso, abbiamo definito bene la figura del grafobiometrista, staccandola e dissociandola totalmente dal grafologo. Signor Pitassi, secondo lei, che è il padre della firma grafometrica, ma quanto è importante conoscere questa materia e perché? Questo incontro è stato veramente molto interessante, ritengo opportuno ripeterlo e riproporlo in altri tribunali, perché la conoscenza in una materia come questa è fondamentale, è il discriminante tra l'essere innocente o colpevole in un tribunale e l'essere riconosciuto o non riconosciuto. C'è in giro ancora troppa ignoranza sulla materia, che vuol dire non conoscenza, e soprattutto ci sono in giro molti, numerosi illusionisti che presentano cose di cui non hanno le capacità. Ritengo importante passare la conoscenza agli avvocati, ai giudici, ai procuratori, in modo tale da rendersi conto che questa è una nuova metodologia da non sottovalutare, sia per i rischi che per i contenuti.